Cristian, una cosa che volevo chiederti era questo: dei tuoi 39 film, c'è un film che ami in modo particolare? Ma di solito si ama sempre l'ultimo che uno fa, quindi Belli Freschi adesso lo sto amando moltissimo, poi magari fra 4-5 mesi, oppure se è un insuccesso lo detesto, però in questo momento lo amo moltissimo, ecco, forse quello che amo di più di tutti, però non posso dimenticare Sapore di mare di Carlo Vanzina, perché è stato quello che mi ha dato il via e mi ha fatto conoscere al pubblico più giovane, insomma, se io... Oggi c'è un pubblico giovane che mi segue, che è affezionato a me, che gli sto simpatico, è stato perché Vanzina mi ha fatto fare Sapore di mare, e quindi venivo da film più, un pochino più complicati, tipo quello di Roberto Rossellini o quelli di Samperi, e quindi Sapore di mare anche, è un film che è stato importante per la mia carriera. E poi ricordo anche con piacere una piccola partecipazione che ho fatto nell'unico film che ho fatto con mio padre, che era Una breve vacanza, un film con Florinda Bolkan, dove io ero ancora grassissimo, perché io mi sono dimagrito 16 kg l'anno scorso, e allora ero grasso così, mio padre mi fece fare la parte di un tisico, pensa un po', e il film era Una breve vacanza, e c'è un dialogo tra me e la Bolkan in treno mentre andiamo al sanatorio, e quello lo ricordo con piacere perché è stata l'unica cosa che io ho fatto con mio padre in cinema. Recitare con il proprio punto con noi. Era terribile perché era imbarazzatissima, lui era molto contento di quello che feci, non era niente, non facevo niente, insomma. E poi ricordo con piacere anche uno dei primi film che ho fatto, era uno dei primi film che ho fatto come protagonista, però che non ho avuto nessun successo di cassetta, però mi ha dato soddisfazione perché ho vinto un Davide Donatello come attore, ho avuto delle belle critiche, ed era Giovannino, era un film preso da un romanzo di Ercole Patti, e la regia era di Paolo Nuzzi. Ed era un film che aveva tutto un arco di tempo, andava da 20 anni a 50, quindi c'era un invecchiamento, e quello lo ricordo con piacere, era un film molto carino, che non ha avuto successo purtroppo. Senti Cristian, una domanda che spesso si fa agli attori americani, però a me piace farlo anche agli attori italiani, no? Come si prepara un personaggio, come si costruisce un personaggio? Ma gli americani sono dei grandi attori, aspetta, poi quali, perché tu dici Dustin Hoffman, De Niro, sono dei geni, poi ci sono pure dei cagoni terribili pure in America, però devo dire che è completamente diverso il modo di recitare tra gli italiani e gli americani, è completamente diverso. Io mi ricordo che ero ragazzino e mio padre girava un film con Montgomery Clift e Jennifer Jones, che era Stazione Termini. Io mi ricordo, ero piccolissimo, e mi ricordo che una volta stavo facendo la cacca dentro al vasetto, è arrivato Montgomery Clift, ha preso un altro vasetto e si è messo vicino al mio seduto. Allora da quel momento io non facevo la cacca, non c'era Montgomery Clift vicino. E mi regalò una nave, mi ricordo. E poi andai un giorno a trovarlo sul set. E c'era Jennifer Jones che stava lì dicendo a mio padre: ti faccio vedere tre cose, questa scena la faccio in tre maniere diverse, va bene? Fammi vedere. Allora io mi misi lì vicino a vedere pure io, e questa faceva una cosa con un guanto, si togliava un guanto, poi diceva una battuta così, fammi vedere il numero 2, la seconda versione, si toglieva il guanto e diceva la battuta, ma era sempre la stessa cosa, e lui mi perdona, io che gli devo dire a questo? Perché? Perché sono molto anche tremendi, vogliono sapere sempre il perché, dice, devo dire questa battuta, perché in questo momento... Molti dell'Actor Studio sono, io quando ho intervistato in America per una trasmissione gli Strasberg, ho capito che forse gli Strasberg non era questo grande genio, il grande genio dell'Actor Studio è stato Kazan, poi Strasberg si è preso un po' i meriti, ma insomma io ho visto delle lezioni di Strasberg che erano agghiaccianti per il nostro modo di pensare, ossia io credo che loro non volano mai, loro sono dei grandi professionisti, studiano, si preparano, pensa a Dustin Hoffman quando ha fatto Uomo da marciapiede, che per zoppicare si metteva i sassi dentro la scarpa per avere quell'andamento lì, oppure De Niro che si ingrassa, dimagrisce, cose pazzesche per un attore italiano. Poi da noi c'è nessun professionismo. Ci sono ci sono tanti cani, tanta gente che non sa recitare, tutto basato sull'improvvisazione, però in questa improvvisazione, tra questi cani non professionisti, ci sono dei momenti magici, altissimi. Totò, loro se lo sognano, loro hanno avuto Charlie Chaplin, ma Charlie Chaplin era un genio di testa,
tutto quello che faceva era sempre dato dal cervello, non era mai dato dal cuore. E invece Totò era un genio, era una maschera, ed era tutto che veniva da dentro, naturale, senza mai prove, senza mai niente. Anzi, la gente doveva scappare dai set perché lui ogni volta che faceva un ciacco lo faceva completamente diverso e doveva avere delle spalle fantastiche per stargli appresso, perché lui cambiava continuamente. Ogni volta che cambiava era straordinario, era geniale. Ecco, questi voli così alti, adesso non parlando soltanto di Totò che è un genio, ma anche tra attori molto ma molto più mediocri, gli italiani ce l'hanno, gli americani mai. Questo significa quindi che se tu devi preparare uno dei personaggi che ci dicevi prima, il punk napoletano o il, non so, il guitto di Bill, io faccio parte di quella schiera di attori che si prepara. Io credo di essere, magari c'è della gente che non mi ama, che non mi stima, e c'è della gente chiaramente che invece mi vuole bene. Però non possono dire che non sono un professionista, perché sono uno che si prepara moltissimo, forse troppo. Io prima di cominciare un film ho imparato a memoria le battute mie di tutto il film e le battute di tutti gli altri attori, e quando arrivo sul set ho tutto il film in testa, cioè, che è una cosa che non fa nessuno, ma questo me l'ha insegnato mio padre, perché mi ha detto: tu sei uno di quelli che riuscirà per tigna, come me. Ci sono degli attori che sono geniali, Tognazzi, Mastroianni, arrivano sui set e non sanno una parola a memoria e sono fantastici. Poi ci sono degli altri attori invece che non sono fantastici affatto, ma possono diventare fantastici se studiano. Quindi mio padre mi disse: tu imparati la parte come l'Ave Maria, quando la sai come l'Ave Maria tu sopra ci puoi giocare quanto ti pare, poi sta al regista frenarti e dirti: fai un pochino di meno se non fai troppo, perché sei portato a fare troppo, vuoi essere sempre il primo della classe, e allora c'è bisogno di un occhio esterno che ti guardi e ti dica: fai un po' di meno, adesso stai a fare troppo. Però fai così, e io ho sempre fatto in questa maniera e mi sono trovato benissimo. Poi di solito si dice professionista, è un serio professionista, di solito si dice è un cane, ma è un serio professionista quando si parla di gente che non è brava. Io non credo di essere un cane, credo di essere un buon attore professionista.